Maui era un semidio che durante un lungo viaggio in mare, a bordo della sua canoa, estrasse il suo amo fatato, lo legò con una robusta corda e lo gettò nel mare. Il pesce immenso che abboccò e che Maui riuscì con forza a portare in superficie divenne l'isola del nord della Nuova Zelanda, chiamata dai Maori Teika a Maui. La penisola del sud era la canoa di Maui, Te Waka o Maui, e l'isola di Stewart, l'amo gettato per catturare il pesce. La natura si presenta con la forte intensità dei suoi elementi. L'aria, intangibile al punto da rendere netti i contorni delle cose, da farle sembrare dipinte. Acqua in ogni sua forma, dalle distese ghiacciate che lasciano spazio ai bacini morenici, alle divertenti rapide vissute a bordo di un gommone verso le profonde acque dell'oceano, alle pendici austere delle Alpi, alle dense selvagge foreste, fino alle curve armoniose delle coste. Una terra creata dal fuoco delle potenti eruzioni vulcaniche, pura materia che si racconta, comunica i suoi stati d'animo, delicata, si stende in quiete ed accoglienti lande. Potente vibra e trema, ridefinendo la sua forma nel corso dei secoli. Natura intensa, che dà vita a una cultura profonda, le cui radici attraversano gli oceani, creando un forte legame con i primi esperti navigatori giunti dagli arcipelaghi vicini, come Samoa e Fiji. Cultura da cui si genera la massima espressione umana, che è oggi cosmopolita, moderna e soffia nelle vele delle più evolute imbarcazioni al mondo, si erge tra le geometrie delle opere ingegneristiche. In questa terra abbiamo cercato tutto questo e trovato molto, molto di più. Atterrati nell'isola del sud dopo un volo lunghissimo, incontriamo Robert e Beth che ci prestano le loro biciclette per la prima parte del viaggio. Leggeri e felici, pedaliamo i nostri primi chilometri tra paludi e laghi costieri, soffermandoci spesso, attirati da qualche uccello in volo vicino a noi. Qui è tutto così vivido e brillante che ci entusiasma ad ogni curva. Pedaliamo ora lungo percorsi mozzafiato, come l'Alto Ocean Cycle Trail. È un capolavoro della natura. Guardate che roba. È pazzesco essere qua col sole, pedalare sulle sterrate della Nuova Zelanda. Ed ecco Silvietta che arriva. La vedete? La vedete? Sta arrivando. È un po' affaticata perché ha bevuto la birra. Però adesso dovrebbe carburare e partire a bomba. Esploriamo la natura di questa terra unica al mondo addentrandoci ancor più a nord, verso la cima del lago, dove troviamo un dolce prato che digrada verso la riva. Un posto perfetto per fare un tuffo. L'impatto con l'acqua è agghiacciante, per cui l'esperienza si conclude in maniera breve e intensa.
Il sole chiude la giornata dietro di noi, dietro a pendii che si posano tra i riflessi del lago da noi più amato. Sembra che l'essenza del creato sia nascosta qui, sotto qualche sasso del bagnasciuga. Pare che basti trovare quello giusto per rivelarne, sollevandolo, il segreto. Ma nessuno sa qual è. La magia resta. Il sentiero sale costante, il fondo migliora, pochi rumori si percepiscono attorno. Uno fra tutti lo scorrere dell'acqua dei ruscelli e dei torrenti che, ingrossati dalla pioggia, attraversiamo incuranti del bagnato. Le nuvole si muovono molto veloci e altrettanto velocemente cambia il tempo. Ci ritroviamo a pedalare sotto il forte sole di mezzogiorno a pochi passi dalla cima. Ogni tornante, girando lo sguardo dietro di noi, una linea turchese e maestosa ci ricorda il lago da cui siamo partiti stamani. Com'è andata la discesa? Mannaggia le uova, mannaggia le uova! Cos'è successo le uova? Le abbiamo perdute? Uno! Mannaggia! Una vittima! Abbiamo fatto una vittima! Abbiamo fatto cosa là? Frittata! Il viaggio è lungo, ma quando dall'alto si apre davanti a noi l'immagine del fiordo, questo ha il potere di far dimenticare tutto il resto. È una delle più belle viste che io ricordi. Il cielo si apre, la pioggia smette di cadere e l'acqua diventa uno specchio. In un baleno siamo all'inizio della baia e ci imbarchiamo sullo splendido Tre Alberi Blu Oceano. Siamo a Topful Sound e là nell'angolino c'è il mare della Tasmania. Il fiocco è aperto e già lontani dalla riva andiamo con la leggera spinta dei motori verso l'orizzonte, delineato da quella piccola apertura tra due imponenti montagne. Il mare aperto che dà rifugio a foche e ammutolisce esploratori navigati come James Cook. Proprio qui, all'imboccatura di questo fiordo, la potenza dell'oceano portò il capitano inglese a dubitare delle possibilità di sopravvivenza e di ritorno a casa, tanto da nominarlo Doubtful Sound. Ed eccoci, Queenstown, la patria di tutte le attività outdoor. Ma tutte! Ci sono davvero tutte. Oggi noi ne proviamo una, forse quella più entusiasmante di tutte, verso il Mount Aspiring National Park. Sì. E siamo... Pochi minuti alle 13 e le pale cominciano a roteare. Una piccola scatoletta di acciaio di colore blu, bianco e rosso si leva velocemente da terra e ci porta in alto, sempre più in alto. È così che sorvoliamo le ultime case della città e in pochissimo tempo siamo sopra la valle. Tutto diventa più piccolo, i dettagli crescono e la vista si allarga tanto che gli occhi non sanno più dove guardare e la testa si confonde. La montagna si staglia davanti a noi,
in un susseguirsi di valli, picchi e scarpate. La neve diventa blu, perenne, ghiacciaio. È una vista che toglie il fiato per lunghissimi istanti, scolpisce emozioni nell'anima. Della Nuova Zelanda in Nuova Zelanda. Che buono! Ma scusa, da dove viene? Ah, è romagnolo. Ma allora ancora più buono. Ma far vuole bene le romagnolo. Annata? Verdure. Vedete, l'ha detta le verdure. Stiamo facendo questo barbecue e anche perché sono sere che mangiamo noodles e veniamo poi annientati dai profumi dei vicini di tenda che si cucinano della gran carne. Devi sapere, c'è un famosissimo detto neozelandese. Guardate dove siamo, guardate dove siamo. Al bungee jumping bridge, dove fu creato il bungee jumping. C'è un famosissimo detto neozelandese che dice: se a pedalare vuoi continuare, il bungee jumping non devi fare. No! Quindi noi lo guardiamo e non lo facciamo. Continuiamo il sentiero cominciato qualche giorno prima. Incontriamo dighe imponenti e viste mozzafiato su laghi turchesi, talmente vividi che sembrano irreali. Ciao! Bentornata a casa! Grazie! Com'è andata?
andata la giornata? Molto bene, ho fatto una pedalata, un po' di chilometri. Bello. Vedi, ho già parcheggiato la bici prima lì. Perché guarda, poi sono stato a fare un bagno al lago. Ah, vedi che lì, lì dietro c'è il lago. Io invece sai cosa ho fatto oggi? Visto che siamo ormai all'inizio delle vacanze di Natale, ho anche preparato le lucine. Ah, che bello, guarda sì. Le lucine. Posso dare un'occhiata dentro? Ma certo, prego. Di seafood che c'è qua. Che sta la tona, ma fai vedere dove siamo più che altro. Pub, aspetta, birra. Pub, questi sono gli avventori del pub. Birra. Vi abbiamo appena mostrato gli avventori del pub e questa è la mitica Spites dell'anima del sud, del vero uomo del sud, e questa è una bella golden ale del sud, da Dantrun. Cheers. Cheers. Carichi di entusiasmo, visitiamo i fenomeni rocciosi di Elephant Rock, che sfociano in un sorprendente canyon di arenaria di un colore caldo come il sole. Buongiorno, siamo alla puntata di oggi di The Best Animals in New Zealand. Eccolo, lo vedete questo piccolo puntino giallo? Seguite il mio dito, c'è un piccolo puntino giallo. Si tratta di un esemplare di Alain Emiliano, un piccolo omino proveniente da lontano e quindi ovviamente un animale infestante. Ora, presenta diverse caratteristiche, ama vestirsi giallo, come vedete, per essere sempre ben riconoscibile, quindi potete anche distinguerlo molto bene tra la fauna infestante che ci ha ormai colpiti. Ecco, se ne vedete uno simile, mi raccomando, dovete scrivere al indirizzo postale www.thepestanimalsinnewzealand.co.nz oppure chiamare il numero più 27 42 57 87 91. Io per il momento chiudo qui e chiamo. Thank you.
Bravi ragazzi, ottimo lavoro. Allora, no, no, smetti di mangiare l'erba lì, vieni un po' più a destra. Un po' più a destra. Coco, lì ti è un bel sorriso. Allora, pronti? Al mio tre, mue. Un, due, tre. Entriamo nella nostra ultima destinazione a pedali, Oamaru. La città è colorata e piena di gente, negozi ricchi di cianfrusaglie e decorazioni. Jim è la nostra guida attraverso queste vie animate. Described as being in the padre, the priest. The priest. Which is what, as it used to be. And again, if you look at it now, what do you notice it's different? This. Did you? It works! It does. Later on, New Zealand's first bus. And then he drives it, Mr. Denison. L'idea di essere i primi italiani a calpestare questo luogo ci dà una forte carica. La lunga strada sterrata che abbiamo percorso ci ha condotti sulle sponde di un elegante lago in una remota valle, in cerca delle stelle più belle. Il paesaggio diventa secco, quasi desertico, e le montagne ancora una volta delineano i contorni dell'orizzonte. È uno splendido pomeriggio anche dopo l'incremento del vento. Questa stessa notte arriva la grande sorpresa. Alzando la testa tra la tenda e il cielo buio, spunta la Via Lattea. Robert e Beth ci mostrano i dintorni di Christchurch. È una giornata meravigliosa. Il sole scalda e le nuvole si specchiano sull'oceano. This is Quail Island. My great uncle, yeah, was the doctor in Littleton, and they had a leper colony on this little island over here, Quail Island. So he used to go over there and treat the lepers. Tante leggende interessanti ci accompagnano, prima di salutarci. Natale è alle nostre spalle e l'ultimo giorno dell'anno di fronte a noi. Una foresta. È un'avventura nell'avventura. Ma è una foresta vera. Oh, ma è una foresta in città, questa. Cioè, eravamo in città, siamo in foresta. Sì. Siamo in foresta. Torniamo in città.
emozionante. Sì, particolarmente emozionante. Siamo... proprio così, sento proprio l'adrenalina che mi sale. È uno dei momenti clou del nostro viaggio. Assolutamente, anzi il viaggio potrebbe anche finire qui, diciamo. Beh, direi che possiamo andare a casa. Non possiamo più aggiungere nulla. Stiamo navigando. Il gioco forse più emozionante al mondo, un gioco adrenalinico che non lascia spazio a incertezza e noia, il gioco del cricket. Il gioco del cricket può durare giorni. Nelle ultime 2 ore e mezza la cosa più emozionante è stata che invece di 7 l'Australia ha bisogno di solo i 6 wickets per vincere, e voi sapete bene di cosa stiamo parlando. Arrivati a Wellington nel pomeriggio, riprendiamo le forze dal lungo transfer con un ricco pasto e una tranquilla passeggiata al calar del sole. La rada artificiale protegge le canoe maori a riposo. Vento e musica tradizionale si fondono creando una perfetta colonna sonora. Rigenerati, incontriamo Christine, che ci apre le porte di uno spettacolare appartamento sul porto. La serata trascorre tra chiacchiere, racconti, una tazza di tè, un buon bicchiere di vino. La città è così viva e accogliente che dopo poche ore ci è già amica. Muoviamo i primi passi lungo il Tongariro Alpine Crossing, 20 km attraverso il primo parco nazionale del paese. Ci fa compagnia un cielo misterioso. Quella palla rossa è sole o luna? E se fosse un'eclissi? Anche l'aria non è quella di sempre. Il respiro si muove a fatica. Non appena il cielo si pulisce, anche le nostre idee si fanno chiare. I fumi e le ceneri degli incendi australiani hanno attraversato l'oceano e sono arrivati fin qui. Alla fine, questo grande mondo è pur sempre un unico, sferico mondo. Non possiamo assolutamente perderci la prossima spiaggia, sotto cui scorrono torrenti di acqua bollente. Un numero infinito di persone raccolte in piccoli gruppi scava nella sabbia buche alla ricerca dell'acqua calda.
anche noi ci mettiamo all'opera, ma con scarsi risultati. Ritorniamo in spiaggia all'alba. Ora ci siamo solo noi e qualche gabbiano che passeggia sulla sabbia. Ragazzi, abbiamo perso il volo, qui bisogna scavare, è l'unico modo per tornare a casa. L'Italia è da quella parte. Ci rivediamo per l'anno prossimo, ma state sicuri, torniamo. Auckland è diversa da tutto il resto del paese, moderna, verticale, veloce. Dopo un mese immersi in una naturale sensazione di distacco dalla frenesia, arrivare quassù ci sembra il modo migliore per riavvicinarci al nostro mondo. E già ora, seduti sulle panchine di un parco, ci chiediamo come sarà questo nostro rientro e ci rassicuriamo null'altra promettendoci di portare con noi tutto ciò che questa terra ci ha donato e insegnato. Thank you.